Ci siamo parlati però poco, diciamo. Ci siamo incontrati una volta che era il periodo in cui lui stava scrivendo Macerie Prime e ci siamo visti insieme ad Emanuele con lui che era sì, proprio pieno di lavoro e tra l'altro ci siamo detti però le cose essenziali, cioè quelle che volevo sentire da lui. Cioè lui mi ha detto non ho consigli da darti, quindi ho capito che poi alla fine dovevo fare un lavoro che era anche basato sulla lettura dei suoi libri che già avevo fatto, è una cosa che già avevo affrontato tempo fa. E è stato da un lato all'inizio molto difficile perché sai che ti confronti con un personaggio che è molto popolare e soprattutto per un lettore, io però ero un po' mi rendevo conto di questa cosa, da lettore ti appropri di quei personaggi perché poi dentro ti ci vedi, ci si rispecchia, c'è anche tutto un discorso poi generazionale che si fa in merito a Zero Calcare, che è molto importante. E all'inizio ho percepito quanto questo fosse anche pesante, cioè un senso di responsabilità molto alto. E non volevo poi tradire Zero Calcare, questo era quello che io pensavo e l'approccio iniziale che ho avuto. Però mi sono basato tanto su quella che è stata la lettura, perché ho pensato che poi la conoscenza diretta con Michele Rec non poteva in nessun modo aiutarmi. E un po' lui me l'ha confessato dicendomi non so che considerarti, perché poi non è che se vieni a casa mia e mi vedi 24 ore sai come affrontare il personaggio. Quindi era proprio un lavoro da fare sul personaggio del fumetto. E ho cercato di assorbire il più possibile, soprattutto a livello emotivo, quello che arriva penso a tutti, no? Cioè, una leggerezza però abbastanza malinconica, che apre a un sacco di spunti poi di riflessione, che non andava banalizzato, cioè, in questo poi è consistito uno sforzo, quantomeno uno sforzo.